Amici bellini, la conferenza Calzone Politano doveva parlare a DL, non lo so se adesso che vi faccio il video esce qualche cosa. È vigilia di Champions, quindi cominciamo. Allora, molto bene, do il benvenuto a Giuseppe Carfora e a tutti i nuovi iscritti e vi consiglierei di iscrivervi al canale perché domani ho un regalino per voi. Lasciate il like con fiducia, così indovinate, avete indovinato. Domani uscirà, l'ho già fatta, quindi è sicuro, uscirà l'intervista a chi intervista, cioè chi controlla i controllori, chi intervista gli intervistatori. Ho intervistato Cronache di Spogliatoio, che ha intervistato Calzona, e usciranno delle cose, secondo me, molto interessanti, perché si va nello specifico anche di cosa significa essere giornalista oggi, il nuovo modo di comunicare, il Napoli, Dazn, insomma... Veramente non ve la potete perdere perché escono delle cose interessanti. E quindi con fiducia andiamo a vedere invece cosa si è detto oggi. Con un Abrabam ci spostiamo. C'era il signor Politano, perché Lombardo dice il signor Politano, e poi il signor Calzona. Hola hola, hola hola, one, one, two, two, three, no, one, two, stress, one, unos. Il nulla cosmico. Questa conferenza ve lo dico subito. Sono contento per Politano, perché Politano di solito parla solo calcese e non dice quasi nulla di che non sia, insomma, cose che già ti aspetti. Qualsiasi sia la domanda, ti aspetti già la risposta. Però Politano è andato un po' di più nel modo in cui bisogna giocare, quindi ha parlato più di tattica di quanto uno potesse aspettarsi. E questo fa piacere. Vuol dire che dopo due allenatori ne è arrivato uno che risulta credibile al gruppo. E infatti Politano dice: Barcellona è una squadra top e ci siamo, dobbiamo tenere il pallino noi. Cioè, sappiamo che il Barcellona fa tutto il gioco che può fare. Può tenere la cotta, può venire a prendere, ma se teniamo il pallino noi è una cosa. Se invece ci abbassiamo, rischiamo, perché anche loro fanno del possesso palla quella che è la loro specialità. Quindi attenzione, la nostra forza è il palleggio, ci piace giocare in avanti. Politano è stato molto molto chiaro e ci sembra soddisfatto del lavoro fatto finora. Vi siete allenati sui rigori? Domanda banale ma legittima, visto che potrebbero essere decisivi, visto che si parte dalla parità. E dice sì, ci siamo fermati, dopo l'allenamento abbiamo provato, ma speriamo, dice bene Politano, speriamo di risolverla prima, di non doverci arrivare ai rigori. Oltre a me, perché dice tu sei stato uno di quelli che in un'annata difficile ha fatto meglio, sei un leader di questa squadra, oltre a me ci sono tanti che hanno tanta esperienza. E la famosa frase è la partita che si prepara da sola, no? E non c'è bisogno di motivare nessuno perché dai il 110%. Ma quindi le altre partite, mi chiedo io, avete bisogno di essere motivati? Cioè, si dovrebbero preparare un po' tutte da sole. Poi, queste sono tutte finali. Ovviamente la Champions è diversa. Si sgamano che per delle partite per loro sono più importanti di altre. Poi c'è quello che la partita più importante la prende bene e quindi dà il meglio di sé. E c'è pure chi viene bloccato dalla partita più importante e la soffre. Quindi speriamo che domani i nostri non soffrono la partita, perché è veramente importantissima. Ma quanto è importante? Non dobbiamo difendere bassi, insiste. Baricentro altro. E loro possono soffrire la nostra attacco alla profondità con Osimhen, perché qualcosa la concede quest'anno il Barcellona, quindi sono anche fiduciosi sotto questo punto di vista, e significa anche che hanno studiato il più possibile la squadra. Dopodiché si passa subito a Calzona: siete troppi, siete tanti, eccetera eccetera. Calzona, prima domanda da colleghi, non sono colleghi miei, ma da giornalisti spagnoli. Yamal ha qualità, insomma, gli chiedono se diventerà il miglior giocatore al mondo. Yamal è qualche giocatore che gli piace, al Calzona del Barcellona, dice: mi piacciono tutti, sono tutti top, e io sono contento e felice di allenare i miei, che sono altrettanto forti. Yamal ha sicuramente qualità per diventare uno dei migliori al mondo, giovanissimo, le solite. Dobbiamo migliorare, dice Calzona, quello che abbiamo fatto a Torino. La domanda voleva dire anche Kvara contro tutti, dobbiamo diventare Napoli contro Barcellona. Calzona qua dice: dobbiamo migliorare delle cose, però non sono insoddisfatto di quello che abbiamo fatto a Torino, ci serviva fare più gol. Domani è sicuramente la partita dell'anno, però dobbiamo anche migliorare in campionato. Cioè, loro sanno che questa partita, sono consapevoli che questa è una partita che spartiacque, perché
rivaluti tutta una stagione se riesci ad andare ai quarti battendo il Barcellona, mi sembra evidente, ma hanno ancora ben chiaro l'obiettivo di migliorare in campionato, perché ragazzi, lo stiamo vedendo, sono tantissime le squadre, una inciampa, una va avanti, uno conferma, purtroppo più aumentano le partite e meno tempo ha il Napoli, ma la classifica, immagina non sbagliare senza tornare indietro ai tempi di Pappagone, ma già non steccare il Torino o non steccare il Cagliari, stavamo là là. Pensate un pochino che cosa assurda, perché è così. Poi adesso c'è da dirlo però, no? Senza troppi entusiasmi. Sì, ce la giochiamo, ma il nostro calendario che si avvicina è fatto di tantissimi scontri diretti, sarà veramente dura. Però i ragazzi ci tengono, e anche a livello personale, questo è un po' lo dice Calzone, un po' lo dice anche domani Cronache di Spogliatoio, perché fare bene significa anche se non hai il concetto di rimanere l'anno prossimo, vuoi farti vendere, ce lo disse Spalletti. Se arrivi in Champions è una cosa, se fai bene in Champions arrivano le offerte, altrimenti no. Quindi anche da imprenditori di loro stessi devono fare una grande partita. Come si allena la paura, come si fa la paura, se hai paura non ti devi presentare proprio, dice giustamente Calzone. Noi siamo forti, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza. Tra le motivazioni, ma avete le motivazioni? Ma quale motivazioni avete? Cioè, arrivare ai quarti o il mondiale per club? Io penso che poi chiedere una cosa del genere a un allenatore, è chiaro, l'allenatore vuole fare il meglio anche per la propria società, ma non sappiamo qual è il futuro. Cioè, se Calzone si qualifica per il mondiale del club, viene comunque premiato con un contratto o ritorna nella sua nazionale, o addirittura lo chiama qualcun altro, perché potrebbe anche chiamarlo qualche altra squadra europea. Quindi, avete la motivazione per il mondiale del club? Calzone dice bene: non ho utilizzato il mio tempo per motivare, visto che queste sono le partite che si motivano da soli, che si preparano da soli. Ho utilizzato il poco tempo a disposizione per preparare delle cose, per preparare dei punti deboli dell'avversario, dei punti di forza nostro, limare i punti deboli nostri. Non sa da perdere la motivazione, non mi sembra proprio il caso. Siamo già cambiati, è migliorato il Napoli, l'identità che aveva chiesto Calzone già all'andata col Barcellona da trovare, e dice sì, siamo già cambiati molto, oltre insomma a essere più compatti, subire un po' di meno, fare gol e creare occasioni. Si ripete questa cosa importantissima, il difendere in avanti, difendiamo in avanti, perché questa squadra non fa benissimo quando deve rincorrere gli avversari all'indietro, e a Calzone non piace. Quale può essere l'arma in più per il Napoli? Essere squadra, e questa è una cosa banale, ma bisogna essere squadra, e questo fa il paio con le motivazioni e gli interessi personali di ogni singolo giocatore. Bisogna darsi una mano, altrimenti con Barcellona non ne esci, e continuare a crescere. Lobotka, quanto è importante, vabbè, le solite cose, e l'assenza di De Jong, quanto potrebbe essere importante. Qua Calzone dice: Lobotka prima di me, non lo so che tipo di apporto vi dava. Che frase alla Garcia, che poi Garcia non lo disse, ma oramai è passata alla storia. Addirittura un Calzone che invece lo conosce, l'aveva visto e l'aveva già allenato da collaboratore, ma lo sai benissimo. Quindi alcune frasi significano: non pensate al passato, pensiamo ad adesso, e vanno lette bene le risposte degli allenatori. Dice Lobotka: prima, quello che faceva prima non lo so, non mi interessa, però io lo alleno anche in nazionale, ha sempre fatto bene, lo conosco molto bene e quindi sono contento del suo rendimento. E su De Jong, ovviamente, giocatore moderno, fisico, anche tecnico, ma loro hanno una rosa ampia che possono sostituire. Signori, io penso che ci spostiamo con un'analisi tattica ed è presto detto, veramente pochi dubbi. Il report dell'allenamento, i convocati più che il report dell'allenamento, perché sembra che siano tutti a disposizione quelli che ci sono, ovviamente niente Dendonker, niente Zielinski, ma dovrebbe essere recuperato Kajuste e anche Ngonghe. Però qualcuno diceva ha cominciato in gruppo, poi ha chiuso personalizzato, secondo me ha ancora dei problemini, e state tranquilli che non parte per giocarla questa partita, parte per stare col gruppo. In un momento di difficoltà puoi pensare di metterlo, però ci sono altre priorità, e la presenza di Politano in conferenza non cambia il fatto che sia comunque titolare. È sparito, lo rimettiamo dentro al centro del villaggio con Osimhen e con Kvara, e non c'è dubbio. A centrocampo dobbiamo vedere Traoré dall'inizio, senza alcun dubbio, perché un po' è nell'idea di Calzone in avanti, e non difendersi con doppio Kajuste Anguissa
non sarebbe il caso, oltre al fatto che Caius non è in grande forma per forza di cose. Quindi Traoré, e speriamo che abbia più minuti possibili nelle gambe, ma questa è una partita che potrebbe anche dilungarsi e andare oltre i 120 minuti, e quindi voi state tuned, perché domani tra la reaction registrata, che posteremo poi il giorno dopo, andiamo subito live, quindi state pronti con tutte le cose, lasciate i like e iscrivetevi al canale. Domani inganniamo l'attesa della partita con l'intervista a Cronache di Spogliato. Lobotka non c'è alcun dubbio, Anghissà non c'è alcun dubbio, Di Lorenzo ovviamente, Rachmani secondo me recuperato, ritornerà al centro della difesa insieme a Juan Jesus, non credo Østergaard, ma insomma vai a togliere Juan Jesus in questo momento, secondo me gioca Juan Jesus. E qua l'unico dubbietto potrebbe essere Oliveira, ma Oliveira fu la scelta anche all'andata, non fece male con Meretti in porta. Quindi io veramente ho pochissimi dubbi di formazione, anzi sono sicuro che questa sarà la formazione. Ci portiamo dietro Nadar, ma ce lo portiamo per altre cose, che Adavani deve fare le sue esperienze, ma non penso proprio che sia nelle idee di Calzona. È una partita tosta, loro hanno molti assenti e dobbiamo dirlo, ma con tutti gli assenti mettono in campo una formazione di tutto rispetto che farebbe paura a tante squadre in Serie A. E non dico che arrivano a lottare con l'Inter in Serie A, ma siamo lì, secondo me siamo lì, hanno i colpi dei campioni pure se dovessero giocare male. Quindi è partita da nervi saldi, da pazienza, da essere bravi, da essere anche fortunati se sarà il caso. E lo abbiamo visto con la Juventus, siamo stati anche un po' fortunati per le imprecisioni degli avversari, non siamo stati fortunati con il Torino perché poi la palla ti rimbalza e finisce proprio sulla rovesciata di Sanabria, non siamo stati fortunatissimi, però non possiamo affidarci solo alla fortuna. La fortuna arriva se tu hai l'atteggiamento in campo di grande coraggio. Napoli ha dimostrato di averlo. Qualcosa la subiremo, qualcosa la creeremo e dovremo essere lì, cinici, per toglierci uno sfizio che, vi ripeto, non è tanto per il mondiale del club, che certo non solo sono i soldi che entrano a te, ma sono anche i soldi che togli alle altre. Perché se non ci va il Napoli, hai dato più soldi a Giuntoli per fare una squadra competitiva l'anno scorso e quindi aumenta un competitor per entrare in Europa l'anno prossimo. Quindi è più per togliervi, credetemi, perché il Napoli riserve ce le ha economiche e può essere anche un fastidio fare il mondiale per club, è perché tu devi fare il tuo percorso di crescita internazionale. Sei arrivato ai quarti l'anno scorso, ti devi confermare quest'anno e possibilmente strizzare l'occhio alla semifinale nella crescita, ovviamente è un anno particolare, e quindi ad oggi sarebbe un bel miracolo. Da New York, Valerio Fluido è tutto. No, non è tutto, cioè mo chiudiamo, sì, ma amici bellini, Luca mi ha mandato sta cosa, ADL che interrompe, sta parlando Politano? 110%. Politano? Come con noi non può parlare? Non può parlare. Va bene. Non può parlare. Va bene. Se lo porto. Lasciamo Politano e no, non ho parole, signori. Io veramente non. Ne parliamo domani. Cronache di spogliatoio. Ha già parlato Igu Lombardi, abbiamo capito. Chiudiamo. Voi state pronti? Che io vado subito in post produzione perché devo organizzare tutte le cose belline. Siete grandi. La mia community è sempre un'oasi di competenza. Lasciate sotto l'emoticon della penna, la penna che scrivo, perché ci sono delle note, delle cose per il futuro. Vai.